Poussin, Paesaggio con Orfeo e Euridice, 1649-1651, Louvre, Parigi. Sebbene non sia documentato dalle fonti, il quadro è certamente autografo, tanto che fu acquistato da Luigi XIV in persona nel 1685. Non è noto però il nome del committente e neppure quale sia stato il motivo della sua realizzazione. La scelta del paesaggio è in funzione della storia da narrare. Ci troviamo dinanzi a una natura selvaggia e maestosa che fa da sfondo a un dramma, come quello fra Orfeo ed Euridice, che qui riemerge dall'ingresso dell'Ade. Orfeo è un aedo mistico capace di fare cose straordinarie con la sua musica, dall'ammansire le belve al sollevare i massi. Andato in sposa alla ninfa Euridice, quando questa morì per il morso di un serpente, si recò nell'Ade e con la sua musica convinse Persefone a restituirgliela. Qui Poussin dipinge questo intenso momento. Velázquez, veduta del giardino di Villa Medici a Rho, 1650, Museo del Prado, Madrid. Nel corso della sua carriera, l'artista ricoprì anche incarichi diplomatici, fra i quali rientrò pure il viaggio in Italia del 1648 con il compito di incontrare, al seguito del duca di Maqueda, Margherita d'Austria, promessa sposa di Filippo IV di Spagna. Gli elementi architettonici attraggono l'attenzione del pittore spagnolo, il quale riproduce la serliana realizzata nella villa da Bartolomeo Ammannati e utilizza il soggetto per restituire una sua interpretazione personale del tema paesaggistico. Alla fine di maggio del 1649, Velázquez arrivò a Roma dopo essere stato nelle principali città italiane. È in questa occasione che l'artista spagnolo realizzò il celebre ritratto di Innocenzo X, che fu esposto al Pantheon nell'ambito delle iniziative dell'Accademia dei Virtuosi. Il soggiorno romano fu assai fecondo e fra le opere prodotte c'è anche questa veduta di Villa Medici. Durante il soggiorno romano, Velázquez ottenne di abitare in Villa Medici grazie a una richiesta diretta al segretario di Stato Cioli, che autorizzò l'ospitalità nella splendida villa circondata da uno rigoglioso giardino, nel quale gli elementi naturalistici si combinano con quelli architettonici.